La dama torinese sorprende sempre il pubblico da casa con il suo carattere dolce e affettuoso. Ieri, 19 gennaio 2017, è stato il compleanno della dama più amata del trono Homer. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani, nata per l'appunto a Torino il 19 gennaio del 1950. La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Vannetti. La dama torinese è la protagonista assoluta in tutte le puntate del Trono Over, insieme al suo ex fidanzato Giorgio Vannetti. Lavora come direttrice di teatro nella sua città natale ed ha una grande passione per gli animali. Cancelletto. Gemma e Giorgio, con la loro storia d'amore travolgente, avevano fatto sognare migliaia di telespettatori che speravano nel lieto fine. La loro relazione amorosa è durata circa 8 mesi, e sono stati molto vicini ad abbandonare il programma insieme. Sfortunatamente, però, Gemma decise di non uscire da Uomini e Donne con Giorgio, poiché non si sentiva amata come avrebbe voluto. La dama torinese voleva da Giorgio qualche certezza in più, come la convivenza, ma il cavaliere, definito da tutti il gabbiano, ha sempre affermato di essere uno spirito libero, che non si fa troppe domande sul domani. Pertanto in seguito a diversi litigi, Gemma e Giorgio si sono lasciati. La loro storia, tuttavia, è rimasta nel cuore dei telespettatori, tanto che negli studi di Maria De Filippi si parla ancora di loro, i quali continuano a scambiarsi frecciatine e battutine. In molti pensano che Gemma sia ancora innamorata del gabbiano. Per questo l'opinionista del programma, Tina Cipollari, la punzecchia costantemente non credendo alla sua volontà di conoscere altri uomini. Gossip News 20 gennaio 2017. Gemma fa una inaspettata sorpresa alle sue fans. Gemma Galgani è un personaggio molto amato dal pubblico italiano, tanto che le fans talvolta si recano nella sua città natale pur di conoscerla. E, infatti, nella giornata di ieri, sul suo profilo Instagram ufficiale, una sostenitrice della dama ha raccontato di essersi recata a Torino per incontrare la sua beniamina, insieme ad altre fans. Scese dal treno le donne hanno potuto constatare, con grande sorpresa, che la Galgani non solo le ha accolte con affetto, ma ha voluto anche accompagnarle per un giro turistico nella sua città. Tra musei, torri e racconti le ore sono volate. Ci siamo sentite amate da lei, non credevamo affatto che ci dedicasse tanto tempo, queste le parole delle sue fans. Gemma ha voluto condividere pubblicamente il messaggio e poi ha aggiunto perché è sempre bello passare del tempo con chi ti segue e ti vuole bene per ciò che sei.